Penso è inutile nasconderlo, questi saranno 2 giorni decisivi, oggi e domani. Sono in corso telefonate con Salvini, presto ci incontreremo per chiudere la squadra di governo e nella settimana prossima è verosimile che parta il governo del cambiamento. Io a questo punto sono molto tranquillo perché abbiamo portato al governo il nostro vero leader che è il programma elettorale. Sono le istanze dei cittadini, questo è un contratto pieno di diritti sociali, quei diritti sociali che sono stati distrutti dai governi del PD del passato e che oggi rientrano centrali nel dibattito politico. Quando ci sentite parlare di reddito di cittadinanza, superamento della Fornero, abbassamento delle tasse con una riforma delle aliquote, interventi nella sanità, superamento della buona scuola, tutti questi sono temi come la disabilità, istituiremo un ministero per la disabilità, ci occuperemo del gioco d'azzardo bloccando la proliferazione del gioco d'azzardo, sono tutti temi che sono stati o ignorati o addirittura peggiorati. Quindi oggi è il momento dei diritti sociali e questo sarà un governo che porterà a casa tanti diritti per gli italiani. A nome del Premier. Come vedete all'interno del contratto ci sono sia il conflitto di interessi, ma c'è molto di più, c'è la lotta alla corruzione addirittura con l'agente provocatore. Non so come si faccia a dire che l'agente provocatore sia un rischio per la democrazia, esiste in tanti paesi e serve a combattere i corrotti. Io vedo poi, tra l'altro, una certa attenzione da parte di un establishment che non credeva che si arrivasse fino a qui. Tutti credevano che non stessimo facendo sul serio, stavamo facendo sul serio. Il nome del Premier, c'è accordo sul nome del Premier? Sì, nelle prossime ore avrete nomi e squadra di governo. Grazie.